Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata, che a muoversi quasi se ne sentiva il peso, e faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano, con le loro valigie di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa riparata da colline tra gela e licata erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi, paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia di notte a un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti erano questi. «Io di notte vi imbarco», aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto. «E di notte ve sbarco, sulla spiaggia di New Jersey sbarco, a due passi da New York, e chi è apparente in America può scrivergli che aspettino alla stazione di Trenton, dodici giorni dopo l'embarco? fatevi il conto voi». Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo. Mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che la Guardia Costiera stia a vigilare. Un giorno più un giorno meno, non ve me fa niente. L'importante è sbarcare in America. L'importante era davvero sbarcare in America. Come quando non aveva importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. Chi ha lingua passa il mare, giustamente diceva il proverbio. E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori, alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche case abbondanti, alle automobili, grandi come case. 250 mela lere, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano a modo di scapolari tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per raccimolarle: la casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. E più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno dopo anni che ne subivano angaria, e ne aveva soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia. Vieni a cercarmi in America, <ride> Sanguisoga. Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesci a trovarmi, Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafoglio nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare i loro parenti, che erano partiti morti di fame, magri e cotti dal sole, e dopo venti o trent'anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi. Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare, affiorò un più umano, domestico suono d'acqua, quasi che vi si riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi. Poi venne un brusio, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. Ce siamo tutte? domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancavano due. E forse ci hanno ripensato? Forse arriveranno più tardi? Peggio per loro, in ogni caso. E che ci mettiamo ad aspettarli? Con rischio che corriamo. Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. Se qualcuno di voi non ha il contante pronto, ammonì il signor Melfa, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa. Che se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia grosso. Io vi riporto a terra come è vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti non è cosa giusta. E dunque chi ne avrà la colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni. Una pestata che se ne ricorderà mentre che campa, se gli va bene. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era fino all'ultimo soldo. Imbarca! disse il signor Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò un'informe massa, un confuso grappolo di bagagli. Cristo! Vi siete portate la casa appresso? Cominciò a sgranare bestemmie. E finì quando tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca. con il rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era, per il signor Melfa, nel fatto che l'uomo si portava appresso le 250.000 lire. addosso cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle. Li conosceva lui. Mm, li conosceva bene, questi contadini zoticoni, questi villani. Il viaggio durò meno del previsto, undici notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti invece che i giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito, come in un liquido caldo nero bitume. Ne grondavano all'alba, stremati quando salivano ad abbaverarsi di luce e di vento. Ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva. E le viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a guardare. Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta. E credettero dapprima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi. Ed erano invece paesi, paesi della ricca America che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto, serena e dolce, una mezzaluna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole e una brezza che allargava i polmoni. Ecco l'America! E non c'è pericolo che sia un altro posto? E non lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non vedete come splendono questi paesi? Tutti convennero. Con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva usato una così stupida domanda. Le chiediamo il conto, disse il signor Melfa. Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. Preparate le vostre cose, disse il signor Melfa, dopo aver incassato. Gli ci vollero pochi minuti. Avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un po di biancheria e i regali per i parenti dell'America, qualche forma di pecorino, qualche bottiglia di vino vecchio, qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà scesero dalla barca leggeri leggeri ridendo e canticchiando e uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse e dunque non avete capito niente si arrabbiò il signor Melfa e dunque mi volete far passare il guaio appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa io me ne fotto ognuno è libero di ammazzarsi come vuole e poi sono stato ai patti Qui c'è l'America. Il dovere mio di buttarvi ci l'ho assolto. Ma datemi il tempo di tornare a bordo, Cristo del Dio. Gli diedero più del tempo di tornare a bordo, che rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza sapere che fare, benedicendo e maledicendo la notte, la cui protezione mentre stavano fermi sulla spiaggia si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Melfa aveva raccomandato. «Sparpagliatevi!» Ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton, chissà quant'era lontana, chissà quanto ci voleva per arrivarci, sentirono, lontano e irreale, un canto. «Sembra un carrettiere dei nostri!» Pensarono. E che il mondo è ovunque lo stesso. Ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in America. Le città che baluginavano dietro l'orizzonte di sabbie e d'alberi. Erano città dell'America. Due di loro decisero di andare in avascoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada. Asfaltata. Ben tenuta. Ma qui è diverso che da noi. Ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, ad evitare incontri. La seguivano camminando tra gli alberi. Passò un'automobile. Pare una 600. E poi un'altra che pareva una 1100 e un'altra ancora. Le nostre macchine... loro le tengono per capriccio. Le comprano i ragazzi, come da noi le biciclette. Mm. Poi passarono assordanti due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia. Non c'era da sbagliare. Meno male che si erano tenuti fuori dalla strada. Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si avvicinarono a leggere. Santa Croce Camerina. Scoglitti. Santa Croce Camerina. A me non mi è nuovo questo nome. E pare anche a me. Eh, nemmeno non scogliette mi è nuovo. E forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava. E forse mio zio, prima di trasferirsi a Filadelfia, eh, che io ricordo, sì, stava in un'altra città prima di passare a Filadelfia. Anche mio fratello stava in un altro paese prima di andare a Brooklyn. Eh, ma come si chiamasse proprio non lo ricordo. E poi noi leggiamo Santa Croce Cammerena, eh, Scoglietti. Ma come leggono loro? Non lo sappiamo. L'americano non se legge come è scritto. E eh, eh già, che il bello dell'italiano è questo, che tu, come è scritto, lo leggi. Ehi, ma non è che possiamo passare qui la nottata. Bisogna farsi coraggio. Io la prima macchina che passa la fermo e domanderò solo Trenton. Qui la gente è più educata, anche a non capire quello che dice. Gli scapperà un gesto, un segnale, e almeno capiremo da che parte è questa maledetta Trenton. Dalla curva a 20 metri sbucò una 500. L'automobilista se li vide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando. Non pensò a una rapina, che là la zona era tra le più calme. Credette volessero un passaggio. Aprì lo sportello. Trenton. Che? Trenton. Ma che è Trenton della Madonna? Oh, parla italiano. Si dissero i due guardandosi per consultarsi se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L'automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L'automobile balzò in avanti e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue: "Ubriaconi! Ubriaconi, cornuti, cornuti e figli del... Il resto si perse nella corsa. Il silenzio dilagò. "Mi sto ricordando", disse dopo un momento quello il cui nome di Santa Croce non suonava nuovo. A Santa Croce Camerina. Un'annata che dalle nostre parti andò male. Mio padre ci venne per la mietitora. Se bottarono come schiantati sull'orlo della cunetta, perché non c'era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia.